Scarlatti nacque a Napoli nel 1685, anno straordinario per il barocco, perché nell'arco di pochi mesi, sempre nel 1685, nacquero George Frederick Handel, grande compositore inglese, Giovanni Sebastiano Bach, padre della musica moderna, e Domenico Scarlatti in Italia. Domenico Scarlatti nel 1708, ancora giovane, appena esperto di esecuzioni da virtuoso del clavicembalo, si scontrò con George Frederick Handel in Roma e vinse come clavicembalista, perché grande virtuoso del cembalo, e in compenso non vinse come grande esecutore all'organo, perché Handel aveva una grande capacità di organista. Ecco perché noi abbiamo oggi, anziché avere opere cantate e composizioni varie di Domenico Scarlatti, abbiamo 555 sonate che sono state revisionate da grandi maestri del passato come Alessandro Longo e un pochino più vicino a noi Ralph Kirkpatrick, il clavicembalista e organista statunitense, che hanno fatto un lavoro molto interessante, molto buono. Quello di Alessandro Longo purtroppo non aveva a disposizione la tecnologia moderna, non aveva a disposizione la possibilità di fare fotocopie e file dei manoscritti, degli originali, che Scarlatti ha disseminato un po' in tutta Europa. Perché? Perché da Napoli andò a Venezia a studiare, poi da Venezia si trasferì a Roma, da Roma finì a Siviglia era addirittura clavicembalista della corte della principessa Maria, che poi divenne regina, anzi divenuta regina, gli chiese di raggiungerla a Madrid, passò addirittura gli ultimi anni a Madrid ed è sepolto a Madrid, è morto nel 1757 e lì lui ha addirittura messo al mondo 5 figli. Era diventato grande amico di Farinelli, il celebre cantante castrato. Le sue 555 sonate sono un'opera straordinaria, perché cariche di emozioni, di colori, di virtuosità, come gli arpeggi, le mani incrociate, le scale, le note ribattute. Per chi è interessato alla materia, si può andare su YouTube e sentire le registrazioni dei grandi pianisti del presente. In realtà lui le eseguiva al clavicembalo e alla sua epoca venivano eseguite al clavicembalo, però si sa che comunque la regina di Spagna aveva nella sua collezione non solo clavicembali, ma anche i primi fortepiani costruiti da Bartolomeo Cristofori e dal suo allievo. Quindi è molto probabile che Scarlatti li abbia provati sul fortepiano, e comunque sono bellissime composizioni, come quelle di Handel, sonate da Richter sul pianoforte, e come quelle di Bach, sonate da tutti i pianisti del mondo, compreso Glenn Gould, sul pianoforte. Anche le sonate di Scarlatti hanno una loro bellissima possibilità di comunicativa sul pianoforte, che è uno strumento moderno, però al tempo stesso è uno strumento che dà la possibilità a queste composizioni di venire fuori in tutta la loro pulizia, la loro purezza, la loro bellezza. Sono sonate divise in due parti, con uno o due o qualche volta tre elementi tematici, al punto tale che qualcuno dice che sono da inizio quasi della sonata classica, diciamo così, mozartiana, della seconda metà del Settecento, però in realtà sono sonate in cui l'inventiva, la fantasia dell'italiano, anzi del napoletano Domenico, si sviluppa in tutta la sua varietà. Quindi questa sonata in sol maggiore è una delle varie sonate che lui ha scritto nel periodo spagnolo e che ha dei momenti, soprattutto nell'inizio della seconda parte, dove ci sono anche delle armonie che in qualche modo si avvicinano alla musica araba, che è poi molto importante per la contaminazione che ha avuto nei confronti della musica spagnola. Buon ascolto.